A partire da domani, martedì 9 aprile, apre al pubblico l'ascensore di Montechia che collega l'area del lungomare con il belvedere poco conosciuto che offre un panorama straordinario. Da Capodimonte al Vesuvio, da Sorrento a Capri, da Castel dell'Ovo a Posillipo è un sito dal valore storico eccezionale dal quale sono ben visibili anche i ruderi della villa di Licinio Lucullo. Sopra c'è un luogo chiamato Monte di Dio perché nel 1500 fu fatta la chiesa di Monte di Dio, cioè i domenicani decisero che quello era il posto di Dio, quindi o Pizzo Falcone perché i re angioini facevano la caccia con il falcone. Ci sta l'edificio dell'archivio di Stato, sezione militare, dove girano i bastardi di Pizzo Falcone. A 18 anni dal progetto iniziale, dopo il superamento di diversi ostacoli che ne hanno impedito la realizzazione, il collegamento con Montechia apre nell'ambito di un piano di riqualificazione di circa 3 milioni di euro che ha visto la sistemazione del belvedere del sito esistente. Abbiamo sbloccato negli ultimi 2 anni tantissimi problemi che c'erano stati e siamo riusciti a completare questa realizzazione che era tanto attesa e anche fa parte di questo progetto di recupero di Monte di Dio che sarà anche completato dall'apertura della stazione della linea 6 prima dell'estate. 2 ascensori dotati dei più moderni sistemi di sicurezza sono in grado di trasportare fino a 34 persone contemporaneamente, saranno in funzione tutti i giorni dalle 7 alle 22.30 e fruibili gratuitamente dai possessori di abbonamento ANM e dai residenti. È un ascensore sotto il giudizio di Ansfisa perché è a un'altezza molto alta, è un vero e proprio impianto a fune. Il Comune ci ha lasciato in delibera la possibilità di instaurare un biglietto turistico. Non sappiamo ancora che tipo di affluenza avremo. Il 6 maggio, che peraltro è il giorno in cui il biglietto della metropolitana sarà portato a 1,50 euro, decideremo che tipo di viaggio metteremo. La gestione del sito è a cura di ANM che si farà carico anche della vigilanza notte e giorno. La zona è abbastanza visitata in tutte le ore, per cui riteniamo di mettere vigilanza 24 ore su 24, soprattutto qui in superficie dove la sovrintendenza non ha voluto recinzione.